Speciale cinema. Eccoci con lo speciale cinema. Allora, caro Federico, Allora, per lo cosa c'è? speciale cinema parliamo della secondo e di secondo episodio di O meglio, Ghostbuster. più che altro una sorta di remake, diciamo. Esatto, un remake del primo. Questa volta abbiamo quattro personaggi totalmente diversi. Nel primo ci sono quattro attori che fanno un cameo in questo secondo remake. Che significa cameo? Vediamo se Raffaele è Una preparato. mini parte, Una mini parte cioè praticamente. non protagonisti. Esatto, perché hanno scelto quattro ragazze, quindi in contrapposizione alla prima serie, che diventeranno a loro, diciamo, insaputa degli acchiappafantasmi. Esatto. Loro non vogliono questo nome perché vogliono essere più professionali, si fanno chiamare operatrici dei fantasmi, cioè vogliono un sistema un po' più professionale, cacciatrici delle anime a fantasma, ecco, Esatto, del esattamente. fantasmino Allora, la che domanda viene subito spontanea. Non so se hai avuto modo di vedere il primo, comunque in è. ogni Sì, l'ho caso, visto, ma qualche. mi riprometto di rivederlo per fare un Vabbè, attimino certo, poi è chiaro, non qualcosa è che di. uno tutti i giorni Non è che mangiamo pane e vede. cinema qua, solo pane e vino. Vabbè, come diceva. Pane e vino. No, anche pane e cinema, però rispetto al primo, come ti è sembrato questo remake? Allora, è difficile come sempre fare dei remake perché non sono sempre, Non diciamo, è mai semplice, non è mai certo. semplice perché la prima serie, anche parliamo di altri film, sono sempre quelli che hanno la bandierina verde come apripista di una serie. Certo. Qua invece ci troviamo con un soggetto completamente diverso. La scelta del regista e dei sceneggiatori è quella di mettere in campo quattro donne. E chiaramente una che è un tecnico che sperimenta degli strumenti, cattura fantasmi, l'altro che è una ricercatrice semplice, l'altro che è una organizzatrice. Ognuna viene da un mondo diverso, eppure praticamente si mettono insieme. Non ultima è una ragazza di colore che faceva, diciamo, che lavorava nella metropolitana, che avendo visto un acchiappafantasmi si appassiona e dà, diciamo, il contributo alle altre ragazze per la ricerca degli altri fantomatici fantasmi. E da dire che il film è ben fatto, ben girato e si intravede anche per chi non avesse visto la Ecco, prima. non facciamo spoiler più che altro sul remake, ecco, diciamo, diamo delle pillole. Vabbè, per chi non ha visto il primo, comunque. Per chi non ha visto il primo non si perde niente, ma non nel senso dispregiativo del termine, perché è fatto talmente il bene che comunque il cameo degli attori principali rende un attimino il collegamento col primo, però sono due entità completamente diverse che Certo. viaggiano su due piste diverse, però a me è piaciuto perché è dinamico, oltretutto l'ho visto in 3D e quindi ancora più, diciamo, dinamico Ah, beh, chiaro. diciamo, del vecchio primo film. E Esattamente. l'ho trovato non per niente annoiante, anzi si segue con facilità, non ci sono delle fasi di stallo. Ripeto, è ben girato, ogni personaggio ha il suo ruolo e si segue con disinvoltura. Perfetto. Quindi allora, ciliegina sulla torta, il consueto voto tuo. Quanto? Il voto mio è un 7, diciamo, Un bel perché non mi 7. voglio sbilanciare, ma ha superato a pieni voti. Quindi bene il primo, ma anche bene il remake. Sì, devo dire la verità, è fatto bene. Ricordo ai cari amici cinefili, cioè quelli che vanno al cinema, che lo sapranno senz'altro, come non è facile fare un remake del primo film, non è facile fare una riproduzione fedele di un testo che esce in libreria. Eh beh, chiaro. Perché non mi ricordo i titoli degli altri film, ma nel passato mi è capitato di leggere il libro e vedere il film e di non trovarmi. L'ho vista come una scelta personale del soggettista e del Certo. regista, ma altri che sono accaniti amatori della serie, non facciamo nomi, ma hanno visto praticamente un qualcosa di obbrobrioso. L'esatto È opposto di l'esatto opposto, quello che perché aveva in testa, è chiaro, perché chiaramente. chi ama il libro e la carta, diciamo, l'odore della carta, ma anche il contenuto carta, non ama essere stravolto, ma nel cinema bisogna farlo, perché sono due entità di attenzione completamente diverse. Il libro segue una logica fatta dai sceneggiatori,
E dai, diciamo, perché molti non sanno che si mette l'autore del libro, ma ci sono, specie in America, alle spalle 10 sceneggiatori Beh, che cioè, spingono gli l'autore. americani poi Gli americani fanno le chiaramente. cose in grande, Vabbè. quindi anche nel cinema non è semplice, non è facile fare la riproduzione fedele perché non è, il 100% delle volte non è accattivante e quindi si opta per dare una, diciamo, una metrica diversa per coinvolgere il pubblico in maniera completamente diversa.